Con il consueto taglio del nastro, il centro commerciale Le Cotoniere ha ufficialmente aperto al pubblico, negli spazi della nuova struttura di Via dei Greci a Fratte. Il progetto, che rientra nel piano di riqualificazione dell'area ex MCM, comprende oltre 90 unità commerciali, di cui 10 dedicate alla ristorazione. Ieri sera centinaia di persone hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, durante la quale sono intervenuti l'imprenditore Gianni Lettieri, il sindaco di Salerno Enzo Napoli e il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Madrina dell'evento è stata la bellissima attrice partenopea Serena Autieri. Soddisfatto l'imprenditore Gianni Lettieri, che ricorda un aneddoto legato alle cotoniere. Sì, avevo 19 anni, ho avuto, come dice Stendhal, che spesso la passione non è, come dire, la passione è visione, e per me la passione è visione. Io ho avuto questa visione di trasformare quest'area. Sono circa 100 negozi, perché sono 98 negozi, 10 ristoranti, c'è una piazza aperta al pubblico, che è una cosa enorme su Via dei Greci che prima non c'era, l'allargamento della strada per un chilometro a spese nostre, la palazzina Liberty che diventerà un museo dell'attività industriale del Regno delle Due Sicilie, 7 piani di parcheggi in autosilo completamente interrati e 35.000 metri quadri circa di parchi a verde fruibili dal territorio. Il governatore De Luca ha elogiato la realizzazione di questa nuova realtà industriale ad opera di Gianni Lettieri. Un saluto, un ringraziamento a Gianni Lettieri per questo investimento straordinario che ha fatto. Questa è una delle aree che sono presenti nella memoria storica di noi salernitani. Queste si chiamavano Le Cotoniere, per questo ho mantenuto il titolo, Le Cotoniere. Per tutti i salernitani, anche per quelli della mia generazione, Le Cotoniere erano questa grande fabbrica alle porte della città. Bene, noi ci siamo legati a quella memoria antica e Gianni Lettieri ha voluto mantenere il nome, Le Cotoniere. Queste sono le cotoniere che si aprono verso il futuro. Quest'area poteva essere oggi uno dei tanti cimiteri urbani che abbiamo in tante aree del nostro paese. E invece, grazie al coraggio che ha avuto l'imprenditore e grazie anche al fatto che era parte di un disegno urbanistico della nostra città, questo che poteva essere un luogo integrato è diventato oggi un grande polmone di vita sociale, di vita economica, di vita commerciale, che davvero diventerà un altro attrattore per la città di Salerno. Tanti anche i complimenti rivolti alla bellezza e alla funzionalità della struttura. Sono state mantenute le capriate storiche. Mi sono permesso di dare qualche suggerimento per l'illuminazione. Tu sei lamentato che ci hai messo altri 20.000 euro, ma non fa niente. Ma l'importante è che, vista dall'esterno, è un'immagine bellissima. L'intervento comprende un parco pubblico, comprende, come vedremo fra qualche minuto, una piazza aperta al quartiere, una piazza credo di oltre 1.500 metri quadri, che sarà aperta a tutti i cittadini in Salerno, in Fratte, a Valle del Lirno. Veramente è un arricchimento del tessuto urbano della nostra città.